Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche voi. Allora si parte? Sì, oggi? Si parte. Tra poco, come vedete, ci sono due pullman giganti, un altro pulmino, quindi abbiamo raggiunto il record quasi di 100 persone, quindi per la gita al castello di Limatola verso Benevento. Potranno fare il giro all'interno del castello, tra i mercatini di Natale, quindi un'atmosfera bellissima, diciamo natalizia, tra le luci, chioschetti, cibo, tanto divertimento. Come vedete ci sono gli ultimi biglietti, sì? Quindi finiamo la distribuzione. Dai, sicuramente. Auguro una buona giornata a tutti. Grazie, a dopo. A voi. Eccoci, siamo finalmente arrivati, è quasi l'una e mezza. Lucio, ecco il castello. È sempre quello che è voluto prima. Siamo a una distanza di quasi 1,5 km. Hai ripreso? Sì, Pasquale. Arrivate lì, invece di girare a sinistra, che andate proprio all'interno del castello, c'è una piccola discesa sulla destra, c'è l'insegna baita. Qui danno il bimbo e oppure per andare in pace. Quindi torna a bambino. Ah, questo è
Caterina della Bosta. Che vuoi due mappe qua? Giovanni! Ciao Nicola! Ciao! Ciao Nicola! Andiamo, dai!
Non credo proprio. Thank you.
Laurina? Hola. Ti piace questo posto? Già già lo stavo da stare. Ah già, molto bello, eh? Sei stanca? Nella fame di mia figlia potrei... Ti vede, ti vede. Saluta, dai. La puoi salutare. Sapere. Lina, Lina, fatta la fotografia. E Lina ci sa. Che in te una testa a tutti. Thank you.
Ciao. Siamo appena tornati dalla gita e siamo qui con il presidente della Pro Loco, Emanuele Lagatta. Allora Emanuele, cosa ne pensa di questa giornata? Beh, un ottimo risultato. Tanta partecipazione di tutte le età, quindi una bella gita, peccato solo il tempo, però ci siamo tutti divertiti e è stato molto bello il castello e sono proprio contento della partecipazione. E voi della Pro Loco avete intenzione prossimamente di organizzare altre iniziative come questa? Sì, senz'altro, dato tutta questa affluenza e questo entusiasmo di tutta la popolazione, quindi sono proprio contento e sicuramente organizzeremo qualcos'altro, sempre cercando di fare qualcosa di innovativo e non diciamo le solite gite. Va bene, grazie, un saluto a tutti. Grazie a te, ciao ciao ciao, ciao.